perciò volevo chiarire anche questo. Io sono andato soltanto e ho avuto l'ospitalità di casa Donadoni ieri mattina, e poi siamo stati insieme fino penso alle 2 di notte, perciò o c'è come al solito un sosia che parla con altri allenatori, o c'è quello che mi imita sulle varie televisioni che parla al telefono con delle altre. Io obiettivamente ho parlato soltanto con Donadoni, lo voglio dire, perché abbiamo chiaramente cercato invece di far capire in diretta personale e in diretta o telefonica in altra maniera con il nostro presidente, che chiaramente è stato fondamentale, poi penso che sia lo stesso tecnico a doverlo testimoniare per l'ottenimento e la possibilità di avere Donadoni nel comando del Parma. Volevo chiarire alcune situazioni prima ancora di passare al primo attore, che tutti quanti vorrete sentire. Chiaramente io posso essere solo l'elemento di disturbo, di noia, però siccome ne ho lette e ne ho sentite tante, e mi sembra corretto e giusto invece chiarire anche nella qualità di amministratore delegato di questa società. Allora volevo un attimo, per farvi capire, mi sono ripromesso e farò opera di convincimento nei riguardi del nostro presidente di non nominare più questa parola progetto, perché da tanta noia non la dirò più, usate voi il termine. Però volevo soltanto ricordare che questa è una società che da 5 anni è in mano ad una famiglia, ad una proprietà, con un capitale versato di circa 30 milioni nel Parma e altri 13 milioni nella società, nella controllante, significa avere messo dentro 43 milioni. Allora io ribadisco e vado avanti che in questi anni nello sviluppo patrimoniale c'è un investimento imminente di 6 milioni e mezzo per arrivare a 10 milioni di ristrutturazioni di campi nuovi di Collecchio e di tutta un'altra serie di cose. Allora, se questo non si chiama progetto, secondo me io consiglio pubblicamente a Ghirardi di cambiare il termine, di questa è follia. Non è progetto ma è follia, perché se voi mi portate una società di questo livello che ha versato in capitale circa 43 milioni, investimenti per altri 10, lasciamo da una parte i giocatori, quelli lasciamoli da un'altra parte. Questa era una società che il signor Ghirardi, lo posso dire con forza, aveva, come tutte le società e le aziende, hanno degli obiettivi, una produzione, si produce, la Leonessa produce con cuscinetti, questa società produceva debiti, questo lo dico con forza, l'ex Parma produceva debiti, questa società ha convertito questa situazione, abbiamo avuto la grande soddisfazione di chiudere al 30 giugno un bilancio in attivo, ok? E perciò questo significa che la produzione dei debiti è passata ad essere produzione di gestione sportiva, che può essere giusta o sbagliata. Non dirò mai più progetto, metto la casella, ci affiancate Parma, che non è progetto, però questo non vuol dire Leonardi, questo non vuol dire Donadoni, questo non vuol dire Colomba, questo non vuol dire Giovinco, non vuol dire niente, vuol dire Parma, per il bene della famiglia che ha investito e per il bene dei tifosi e di quelli che hanno un sentimento forte nei riguardi di questa società. Perciò questo ci tenevo a dirlo, perché se noi possiamo fare delle scelte, le possiamo fare giuste, sbagliate, ma facciamo sempre tutto per il bene del Parma, che è prioritario. Perciò con questo chiudo, scusate della cantilena che vi ho armato e vi ho deliziato, diciamo così, magari. Con grande orgoglio presento un allenatore che secondo me è il futuro del Parma, non è nell'immediato, abbiamo fatto dei ragionamenti in riferimento anche alla prospettiva, sono molto contento di poter lavorare pensando ad una prospettiva e pensando ad una prospettiva importante, e perciò penso che altro non debba dire, poi mi rimetterò alle vostre domande se ce ne dovessero essere, perché poi non ha bisogno di presentazione, perché l'allenatore è conosciuto non soltanto a Parma, insomma. Grazie.